Presidente, una delle sfide da sostenere più impegnative è quella della sanità. Abbiamo ascoltato il grido di dolore dei medici dell'oncologia, i quali dicono ai pazienti: purtroppo i mezzi sono vetusti, andate altrove. Quali risposte dare? Allora, oggi abbiamo fatto una bellissima assemblea, c'erano molti cittadini, molti malati. Abbiamo fatto un briefing, mi auguro di poter fare briefing analoghi con anche con altre organizzazioni, col sindacato, con i partiti. È evidente per esempio che tutto l'apparato della radioterapia è obsoleto e va evidentemente potenziato, rinnovato, e sono tutti impegni che ovviamente è inutile ribadire a chiacchiere qui in televisione. Bisogna fare le cose, e quando queste cose che sono state richieste, che sono necessarie, verranno implementate e messe in esercizio, allora sarà il caso di parlarne. Va aperta una corsia preferenziale per Taranto. Taranto è la sorella debole, l'anello debole della Puglia. Allora va, come dire, vanno riversate maggiori attenzioni sulla sanità, verso la sanità ionica, visti i drammi ambientali. Purtroppo non so per quale ragione negli ultimi anni è stato esattamente il contrario, cioè questo era il sistema sanitario sul quale si è investito di meno. In attesa di questo benedetto ospedale, del San Raffaele, di Don Verzè, di tutte queste cose. San Cataldo ha cambiato nome. Ecco, che non hanno portato bene. Noi, a prescindere dai nuovi ospedali, dobbiamo mettere in condizione quelli che abbiamo di funzionare al meglio, e questo faremo.